Ben ritrovati con la nostra informazione. Oggi visita del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini in Puglia dopo il tour iniziato ieri in Basilicata. Oggi è stata proprio la volta della Puglia. Il ministro Matteo Salvini ha fatto visita al cantiere del raddoppio della tratta Bari-Noicattaro e ai lavori di interramento della stazione di Capurso. Ha seguito i lavori per noi Maurizio Spaccavento. Raddoppio della tratta Bari-Noicattaro e interramento delle stazioni di Capurso e Triggiano sulla linea ferroviaria Bari-Taranto. È il cantiere sul quale il ministro dei trasporti Matteo Salvini ha voluto tastare con mano l'avanzamento dei lavori, ora al 95%. L'intervento del valore di 170 milioni di euro finanziati con fondi regionali e PNRR consentirà di aumentare la capacità della linea da 2 a 3 treni all'ora per senso di marcia, di ridurre del 40% i tempi di percorrenza tra Bari e Putignano e di ricucire il tessuto urbano tra i centri di Triggiano e Capurso grazie all'eliminazione di 9 passaggi a livello. Entro la fine dell'anno verranno ultimati i lavori della prima fase, il completamento dell'intera opera con l'apertura al pubblico delle stazioni di Triggiano e Capurso ed elettrificazione della linea è previsto entro fine 2025. L'impegno del Ministero di RFI è totale, siamo qua al raddoppio Bari-Noicattaro, poi Bari-Taranto, poi gli interventi in Salento, poi la Napoli-Bari, insomma la Puglia come tutto il resto d'Italia nei prossimi anni potrà vivere una rivoluzione positiva, infrastrutturale, economica, ambientale, industriale come quella che l'Italia visse nel secondo dopoguerra. Basta che prevalgano i sì rispetto ai no, basta che i bastian contrari che non vogliono mai nulla, e no TAV, e no TAP, e no ponte, e no qui, e no là, e no su, e no giù, dicano i loro no, ma non vengano a fermare i cantieri e i lavori. Per quello che mi riguarda si procede dritti e spediti come treni. Volevo ringraziare il ministro Salvini per la sua visita e soprattutto ringraziare questo grande sistema tra governo, Stato, Ministero delle Infrastrutture, RFI, Ferrovie Sud-Est e tutte le altre ferrovie concesse con le quali stiamo facendo un lavoro di rivoluzione del trasporto su ferro in tutta la Puglia. La metropolitana leggera del Salento è in corso, stiamo interrando binari, chiudendo passaggi a livelli pericolosi, stiamo facendo venire fuori dallo schiacciamento dei binari la città di Bari. Insomma, ci sono un'infinità di opere in corso che ovviamente sono iniziate molti anni fa, perché questi sono lavori lunghi che grazie a Dio poi danno i loro risultati nel tempo. E come vi dicevo, la visita del ministro Matteo Salvini è iniziata ieri in Basilicata. Questa mattina, prima di venire a Bari, la sua tappa è stata Matera. Si conclude con una tappa materana alla 2 giorni in Basilicata del ministro alle infrastrutture e vicepremier del governo Meloni, Matteo Salvini, il leader del Carroccio, dopo che ieri ha presenziato alla riapertura al traffico del tratto della Tirrena inferiore di Maratea, interrotto per una frana dallo scorso novembre, e dopo aver tagliato il nastro alla nuova sede regionale della Lega a Potenza, stamani ha fatto visita allo stabilimento Mermec del gruppo Ferrosud di Matera. Oltre al ministro era anche presente il presidente di Mermec Group, Vito Petrosa, l'amministratore delegato Luca Necchi Ghiri e il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano. Un esempio virtuoso quello della Ferrosud, secondo il vice premier, che ha fatto riferimento allo sciopero dei lavoratori del settore dei trasporti che sta interessando il paese. Il sud che corre, è l'Italia che corre, sono imprenditori straordinari, ingegneri, operai, e quindi sono ben contento perché il modello Ferrosud, il modello Mermec, il modello comparto ferroviario italiano può dar lavoro a migliaia e migliaia di persone. Questo è un esempio di una fabbrica salvata dai lavoratori che hanno esercitato il diritto allo sciopero senza però danneggiare altri lavoratori. Ancora tra i temi sensibili, Salvini ha parlato delle sorti dell'Ilva di Taranto. Che serve una soluzione non nei prossimi mesi, nei prossimi giorni. Per la città, per i lavoratori, per il paese. Io non voglio che partano i lavori per il ponte sullo stretto e andare a prendere l'acciaio in Cina o dall'altra parte del mondo, quindi serve una produzione forte di acciaio italiano, serve l'Ilva. Se qualche imprenditore o fondo straniero pensa di venire a fare in Italia, licenziare in Italia, chiudere in Italia e portare produzione e profitti all'estero, ha trovato il governo sbagliato e il ministro sbagliato. Questo stabilimento è un simbolo di sorellanza tra le due regioni, è un cuneo materano che si infila in un rettangolo dove c'è Altamura e dove c'è Santeramo.
questa idea imprenditoriale nata con semplicità ha salvato non solo questo importantissimo stabilimento, ma centinaia di posti di lavoro. E lo avete sentito nel servizio, sciopero dei mezzi, oggi in particolare dei voli in Puglia, negli scali tra Brindisi e Bari, sono stati cancellati per il momento 26 voli. È partito questa mattina alle 10 e terminerà oggi alle 18 lo sciopero nazionale degli operatori negli aeroporti. Si stima che 250.000 sarebbero le persone che potrebbero rimanere a terra e 1.000 i voli che rischiano di essere cancellati. Qui in Puglia, tra Bari e Brindisi, sono 250 i voli che partiranno, ma solo 16 sono stati cancellati da Bari e 10 da Brindisi. Siamo qui agli arrivi all'aeroporto di Bari, lei sta attendendo qualcuno, ma l'aereo è in orario? Assolutamente no, considerando gli orari ovviamente c'è un'ora di ritardo, però oltretutto il fatto che ci sia lo sciopero è già un vantaggio, che comunque arrivano senza dubbio, malgrado il ritardo, e quindi anche per l'afflusso che c'è qui su Bari, il fatto che ci sia un po' di ritardo è normale, è plausibile, accettabile. Poi lo sciopero è un diritto del lavoratore, quindi è chiaro che bisogna conciliare sia uno che l'altro, malgrado i disagi che ovviamente, specie questi amici che arrivano dal New York, il viaggio è lungo, quindi è chiaro che questi diciamo disguidi non fanno parte dell'arrivo, però rientrano comunque nella normalità, perché c'è da accettare tutto oggigiorno. Lei a breve deve partire per Milano Malpensa, il suo volo porta a ritardo? Un quarto d'ora per ora. Quindi dovremmo partire alle 15 e stima per le 15:20. Sì. Quindi diciamo che il suo volo è in orario praticamente, sì. A breve partirà, il suo volo è in orario? Ma per adesso ce l'hanno confermato, non l'hanno ancora annullato. C'è anche il posto da mettere i bagagli, quindi penso di riuscire a partire. La sua destinazione? È Milano Malpensa. Poi vediamo cosa succederà là. Il numero delle cancellazioni è destinato purtroppo ad aumentare. Al momento a Bari sono stati cancellati i voli in partenza per Torino delle 12:40 e Milano-Linate delle 12:55. Domani è attesa la terza grande ondata di quest'estate del forte caldo. Questa mattina siamo stati sulle spiagge di Bari per capire come ci si difende proprio da queste alte temperature. La colonnina di mercurio oltre la media è ormai una triste abitudine. Il mezzogiorno e la Puglia in particolare, almeno per altri 7 giorni, saranno nella morsa del caldo. La città di Bari per 2 giorni consecutivi è stata classificata da bollino rosso dal Ministero della Salute, con temperature che hanno raggiunto un picco di 35 gradi. A partire dalla prossima settimana, la terza ondata di caldo portata dall'anticiclone Caronte farà sfiorare i 40 gradi nel Foggiano. Le indicazioni per mettersi al riparo sono note, ma è bene ripeterle. Tanta acqua, frutta, ombra e soprattutto buon senso. E non di più. È importante idratarsi, mangiare molta frutta, bere molto. E soprattutto, se si ha male, usare il cappellino famoso che protegge, insomma, la testa da eventuali raggi solari. La forte sudorazione è presente, in quel caso bere significa anche aggiungere liquidi al proprio corpo e quindi recuperarli. Evitare alcolici, chiaramente, che è fondamentale, quindi l'eccesso di birra o di ghiacciata cosiddetta, no? Che tira quando c'è l'estate, va bene, però con moderazione. Intanto le città si svuotano e si cerca il refrigerio sulle spiagge. Che io mi bagno e mi metto al fresco, con la sedia e sto sotto all'ombra. Là, basta. Questo è il miglior consiglio? Il miglior consiglio è quello. E quando arriva a luna, sparire. E per i piccoli animali a 4 zampe che accortezze possiamo avere? Farli uscire la mattina presto, rientrare adesso, verso quest'ora rientriamo, anche perché sennò con le zampe si fanno male sull'asfalto e bolle. Sì, il caldo è caldo, è estate, se no. Come vi state difendendo ora da queste altissime temperature? Beviamo acqua. Un primo parere sulla città? Molto molto bella, positiva. C'è anche chi, nonostante le alte temperature, non rinuncia all'attività fisica. Quanto coraggio ci si allena stamattina? Non lo so, siamo folli. Tanto coraggio e tanta, tanta forza di volontà, sì. Non è un po' pericoloso con queste temperature? Ah, dipende da come ti sapersi il tuo regolare, esattamente. Quando fare un'oretta, non di più, insomma. Un tuffo e ci si rinfresca, insomma.
Adesso con la cronaca, nel Foggiano sono state arrestate 25 persone. I reati a loro contestati sono di varia natura. Diversi reati contestati alle 25 persone arrestate nelle scorse ore nel Foggiano, che vanno dallo spaccio di sostanze stupefacenti fino ai maltrattamenti in famiglia. Questo è il risultato dell'ultima operazione portata a termine dai carabinieri di Cerignola, volta a contrastare fenomeni di criminalità diffusa sul territorio. Un risultato però raggiunto grazie alla collaborazione di 9 comandi dei carabinieri, che hanno lavorato in sinergia per garantire con le proprie pattuglie una copertura continua su tutto il territorio. In quest'ultimo periodo è stato particolarmente attenzionato il fenomeno del riciclaggio e ricettazione dei veicoli rubati. Tra gli arrestati accusati di questo reato, 2 uomini di Cerignola di 35 e 42 anni e un 43enne colto insieme ad altri soggetti, che poi si sono dati alla fuga, a smontare un'autovettura oggetto di furto alcune ore prima a Cerignola. Finisce in manette invece un uomo di 31 anni accusato di maltrattamenti in famiglia. L'uomo è stato colto mentre inveiva e minacciava di morte il padre, 59enne, nonché il fratello. Alla vista dei militari, il giovane si è scagliato anche contro di loro, ma fortunatamente i carabinieri non hanno riportato ferite. Infine, tra gli arrestati con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, 2 persone di Cerignola di 22 e 24 anni, trovati in possesso di circa 16 grammi di cocaina, nonché 600 euro in contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio. Adesso a Matera sono stati diversi i turisti, ma anche i cittadini, che hanno preso parte all'iniziativa Track Tour Banca del Cuore 2023 per una visita gratuita. Metti il cuore in cassaforte, è davvero un organo vitale, prezioso, forte, robusto ma anche tanto fragile. Cosa possiamo fare per tutelarlo? Molta prevenzione, perché è l'arma più importante che i cardiologi hanno a disposizione per salvaguardare la salute del cuore. È l'arma più importante. Noi cardiologi abbiamo negli anni imparato a curare in maniera eccellente il cuore, perché la cardiologia interventistica ha fatto passi da gigante, ma molto più che curarlo vale prevenire le malattie cardiovascolari in termini di qualità di vita e di vite salvate. Non aver paura anche di un controllo, perché spesso c'è questa ritrosia al controllo. Questa è l'apoteosi della prevenzione del controllo, perché noi entriamo nelle città, nelle più belle piazze italiane, con questo bellissimo Jumbo Track, progetto Track Tour Banca del Cuore, messo a disposizione dall'AMCO e dalla Fondazione per il Tuo Cuore, che viaggia per tutta l'Italia e tocca le tappe più importanti delle città italiane. Dal 2017 noi siamo tra le mete scelte per una tappa del cuore, anche quest'anno abbiamo avuto l'onore di averla, e un po' perché nelle precedenti edizioni noi siamo stati molto performanti, e poi come riconoscimento per la qualità della cardiologia materana. Volevo soltanto dare un dato che la dice lunga su quella che è l'importanza della prevenzione. In questi anni noi abbiamo fatto 66.000 visite di screening cardiologico con il CardioTrack in Italia, e le percentuali di patologia che abbiamo riscontrato sono tra le 3 e le 4 volte superiori a quelle che i grandi testi riportano come incidenza di patologia, perché noi intercettiamo, giochiamo d'anticipo, e così intercettiamo le patologie prima che diano malattia e sintomi. Pensi un po' quanto è importante quindi la prevenzione. Adesso a Lecce, dove andate in scena l'11ª edizione di Charme in Rosa, la festa dei vini rosati. Calici in alto per brindare all'11ª edizione di Charme in Rosa, la festa dei rosati pugliesi organizzata dall'Associazione Italiana Sommelier Puglia a Lecce. Un evento che nasce da una scommessa, quella di puntare sulla qualità dei vini, e sono circa 200 quelli presenti e proposti in occasione della manifestazione. Un evento che nel 2011 fu
il tema del primo congresso nazionale dell'AISE qui a Lecce, che portammo in Puglia, e il tema che scegliemmo fu i vini rosati, quindi lì che nacque Charmin Rosa. E devo dire, va dato atto all'AISE, alla delegazione di Lecce, che ha creduto nel comparto vitivinicolo dei rosati, fu proposto come un evento importante, lo è rimasto, è cresciuto. Lecce, capitale quindi del vino rosato, in una calda serata d'estate, ma il nettare degli dei non è stato il solo protagonista della serata. Nel corso dell'evento anche una degustazione di 50 oli extravergine di oliva made in Puglia ed è stata una masterclass dedicata alla longevità del vino rosato salentino ad aprire ufficialmente questa edizione 2023. Anche nell'espressione rosato abbiamo riscontrato delle grandissime potenzialità di longevità, per cui volevamo in qualche modo condividere l'esperienza che facciamo tendenzialmente durante le attività formative o didattiche con un parterre anche più ampio, per cui abbiamo deciso di aprire l'undicesima edizione di Charmin Rosa con una masterclass sui vini rosati cosiddetti vintage, cioè con qualche anno sulle spalle, in realtà neanche pochi perché siamo arrivati a degustare anche una 2011 che era ancora in splendida forma. E questo ci ha consentito di poter comunicare cosa? Che il vino rosato salentino non teme il tempo ed anzi ne viene in qualche modo ingentilito ed arricchito. Un'esperienza bellissima di complessità, di armonia e di vini soprattutto vivi e vitali anche dopo tanti anni. Comunicare, ma comunicare il territorio, il turismo in questo caso. Ieri si è svolta a Manfredonia un evento dedicato proprio a questo. Territori straordinari, posti incantevoli, enogastronomia d'eccellenza. Il turismo in provincia di Foggia è una risorsa imprescindibile, ma per il definitivo salto di qualità manca la progettazione di un modello turistico che si serva della giusta comunicazione. Ma forse manca la consapevolezza nelle persone di avere delle meraviglie da poter vendere fuori, non solo a chi ci è vicino, ma anche proprio a chi può venire da lontano. L'Istituto del Turismo di Manfredonia ha ospitato un simposio proprio sull'importanza della comunicazione per promuovere e rendere attrattivi i territori. Parlare di comunicazione significa far comprendere quanto questa materia non sia latere, ma sia proprio alla base delle radici di una crescita economica. Questo riguarda tutti i settori, in particolar modo credo che il turismo abbia bisogno di un'accelerata da questo punto di vista. Un paesaggio meraviglioso, un territorio meraviglioso, gente meravigliosa ma che non riesce a fare squadra. Sia le amministrazioni comunali, sia le associazioni territoriali, se riuscissero a fare rete. Gli input suggeriti nel simposio manfredoniano sono operare in rete, farsi testimonial in prima persona, superare gap infrastrutturali e culturali. Perché serve lo stimolo anche a dare l'iniziativa giusta, a dare quindi lo sprone a tutti i cittadini per poter essere poi loro anche testimonial, perché manca anche questo. Con Puglia Promozione, che devo dire ha fatto un lavoro spettacolare in tutta la nostra regione, adesso ci siamo posti l'obiettivo proprio di fare un focus su questo territorio che ancora ha tanto da esprimere. Ha fatto tappa a Matera la seconda edizione di Motor Days, da nord a sud, culture e tradizioni. Un appuntamento dedicato al mototurismo che dal 13 luglio e per 4 giorni punta ad unire il nord e il sud del paese tra cultura e tradizione. Parliamo della seconda edizione del Motor Days organizzato dalla Wisp Motorismo, che sta attraversando la penisola italiana lungo un percorso tra panorami e paesaggi mozzafiato dedicato agli appassionati delle due ruote. Grazie alla collaborazione tra i comitati regionali Wisp di Campania, Veneto, Basilicata e Puglia, il percorso, prima che la carovana arrivasse nella città di Sassi, è passato per le 12 colline delle Marche, scivolando tra le montagne dell'Abruzzo, per poi attraversare Molise e Puglia, visitando anche una location d'incanto come il castello normanno di Deliceto nel Foggiano, per proseguire fino a Castel del Monte. La partenza è già venuta da, come ho detto, da Padova e chiaramente è arrivata come prima tappa all'Aquila e adesso sta toccando tutta la parte meridionale fino ad arrivare nel cuore dei Sassi, qui a Piazza San Biagio Gaveoso. Hanno partecipato motociclisti iscritti a Wisp Motorismo e alle varie associazioni di tutta Italia, praticamente sono delle Gran Turismo.
praticamente o maxi enduro o moto che affrontano viaggi abbastanza lunghi. Nella sosta materana l'evento si è unito con l'iniziativa solidale organizzata dalla FIDAS dal titolo Metti in moto un dono. Questo progetto, che ha una valenza a livello nazionale, è stato pensato per per organizzare una manifestazione che promuova la donazione del sangue, soprattutto in questo periodo estivo, che è un periodo notoriamente carente per quanto riguarda le donazioni rispetto al resto dell'anno. E quindi anche noi abbiamo dato un nostro contributo in modo da poter promuovere con gli amici della WISP questo importante gesto, cioè promuovere la donazione del sangue. E rimaniamo a Matera, dove è in corso una masterclass tenuta dal maestro Andrea Manco, primo flauto dell'orchestra della Scala di Milano. Domani il concerto, ascoltiamo cosa ha dichiarato ai nostri microfoni. Maestro Manco, una masterclass di flauto, uno strumento straordinario che, come dire, trova applicazione dal repertorio rinascimentale fino a quello jazz. Qual è la proposta oggi? Oggi abbiamo la fortuna di essere in una delle città più belle dell'Italia e del mondo e di aver, grazie al flauto e grazie alla musica, radunato una serie di ragazzi che sono accomunati da questa passione e studiano la musica, il flauto, e cercano in qualche modo una strada professionale in questo mondo, nel mondo della musica. E sicuramente, anche se in un piccolo periodo, quello in cui insomma tengo la masterclass, che sono 3 giorni, cerco di dare alcune indicazioni per l'interpretazione dei brani che loro mi hanno portato e anche qualche piccolo consiglio per la loro carriera. Ecco, per lei che ha raggiunto, come dire, il top, credo, per uno strumentista, appunto l'orchestra della Scala, quali sono i gradini proprio a livello proprio di visione che questi ragazzi sono chiamati a scalare? Sicuramente, io sono un artista salentino, quindi ho studiato nel conservatorio della mia città, a Lecce, e credo di essere di esempio per molti ragazzi che, partendo appunto dal conservatorio della propria città, poi devono intraprendere un percorso di perfezionamento anche all'estero. Io per esempio ho studiato a Ginevra, in Svizzera, e quindi l'Italia, diciamo, deve essere il trampolino di lancio per poi riuscire anche a guardare all'estero e a imporsi, diciamo, a livello internazionale, per poi magari un giorno tornare in Italia, come è successo a me, e suonare in uno dei tantissimi teatri come il Teatro alla Scala di Milano. E a Matera è stato presentato il libro Dallo Scudetto ad Auschwitz, alla presenza dell'onorevole Matarrese, il campione del mondo Spagna 82 Franco Selvaggi. I giardini dell'Hotel del Campo di Matera hanno ospitato la presentazione del libro di Matteo Marani intitolato Dallo Scudetto ad Auschwitz, la storia di Arpad Weitz, allenatore ebreo. Un testo che parla appunto della storia di Weitz, calciatore e poi allenatore, nato in Ungheria. Dopo una breve esperienza calcistica nel campionato italiano degli anni 20, iniziò una brillante carriera di allenatore, vincendo uno scudetto con l'Ambrosiana ad appena 34 anni ed altri 2 poi con il Bologna. In quanto ebreo fu vittima delle leggi razziali in Italia, rifugiatosi nei Paesi Bassi con l'occupazione tedesca durante la Seconda Guerra Mondiale, fu arrestato e deportato dapprima nel campo di transito di Westerbork, successivamente ai campi di lavoro ed infine ad Auschwitz, dove trovò la morte per mano nazista. E di questa storia, dove sport e tragedia dell'Olocausto si incrociano, Marani, giornalista e dirigente sportivo, attualmente presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico, ha discusso nella città dei Sassi con diversi ospiti, tra cui l'ex sindaco di Matera Nicola Buccico, Antonio Matarrese ed il campione del mondo di Spagna 1982 Franco Selvaggi. Manca davvero poco all'inizio della seconda edizione del Sonic Park, che si svolgerà a Matera. Ascoltiamo uno dei produttori, Fabio Boasi. Sarà mica ad aprire la seconda edizione del Sonic Park questa sera a Cava del Sole. Dalla provincia di Torino, da Supinigi a Matera, si rinnova il patto di amicizia e di alleanza con la città dei Sassi. Addirittura gemellaggio, direi, assolutamente. Stasera cominciamo con un grandissimo artista internazionale e domani con un altro super ospite internazionale. Siamo contenti di cominciare veramente con dei grandissimi nomi per una grandissima location.
Cresce quindi anche il Sonic Park a Matera con nomi oltre confine. Sì, sì, quest'anno era proprio il nostro obiettivo, siamo riusciti a inserire 3 artisti internazionali in questa line-up, ma anche forse credo i migliori artisti italiani del momento, quindi crediamo sia proprio un programma quasi perfetto. Com'è andato il festival invece a Supinigi che si è appena concluso? Siete poi volati qui nella città dei Sassi, qual è l'augurio che fai a questo Sonic Park? L'augurio che faccio è sicuramente di crescere, che è quello che stiamo facendo, ma la musica è un processo lungo, quindi ci vuole tempo per radicarsi, ci vuole tempo per farsi conoscere e anche per fidelizzare il pubblico. E anche nel caso dei festival estivi ci vuole tempo e crediamo che nel tempo si possa veramente essere sempre più credibili. Chiuderemo anche a Matera con una grande festa, con l'articolo 31, che sarà sicuramente un concerto indimenticabile. Adesso vediamo cosa sta accadendo proprio nel backstage. Non vedo l'ora di tornare, di portare uno show lì. Sentire questa energia pazzesca nel pieno estate. E chiudiamo con la pagina sportiva. Lecce e Bari, le due squadre sono pronte per le prossime stagioni in Serie A e Serie B. I biancorossi sono già in ritiro. È iniziata ufficialmente ieri pomeriggio col ritiro precampionato la marcia di avvicinamento del Bari alla nuova stagione di Serie B. I biancorossi hanno raggiunto Roccaraso, in Abruzzo, dove i ragazzi di Mister Mignani soggiorneranno fino al 28 luglio con sedute di allenamento nel centro sportivo comunale. Il gruppo è sceso in campo per la prima volta ieri pomeriggio dopo il discorso di benvenuto del Mister e si è dedicato ai primi circuiti di allenamento. Oggi doppia seduta. La prima sgambata 11 contro 11 è prevista per mercoledì contro i dilettanti del Rocca Vivara. Intanto, come annunciato pochi giorni fa dal presidente De Laurentiis, il terzino Raffaele Pucino ha prolungato il contratto fino a giugno 2025. Il Lecce invece inizierà domani il suo ritiro precampionato a Folgaria, ma già dal 10 luglio scorso sono riprese le attività in sede con visite mediche e primi allenamenti. Ed è tutto per questa edizione, come sempre vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata.